delle proprie idee, del proprio modo di intendere quel lavoro, e Paolo l'ha fatto. Ci sono, rileggendo oggi quel libro che uscì nel 1976 e di cui a lungo si discusse. Io avevo 12 anni nel 76 e mi ricordo quanto casino fece quell'uscita di quel libro. E badate bene, non è tanto il contenuto politico che faceva discutere, quanto la libertà di affrontare dei temi che 36 anni dopo ancora nel pallone rivestono dei tabù, dei non detti di cui meglio pensare, ad esempio l'omosessualità, la libertà di esprimersi su certe tematiche ancora oggi è complicata in questo mondo, e Paolo l'ha fatto davvero in tempi non sospetti. Quindi è chiaro che cercheremo di uscire dalla gabbia, dal cliché che gli anni poi in qualche modo hanno costruito, no? Del calciatore contestatore, il calciatore a pugno chiuso. Infatti noi è chiaro che pensiamo a Paolo come un compagno, ma questo è un problema nostro, è una cosa nostra, però lo pensiamo innanzitutto, come ho detto, come una persona libera che ha continuato ad essere tale. E poi lo abbiamo invitato perché oltre alla sua esperienza di calciatore, Paolo non ha mai più abbandonato la sua pratica della parola, non solo da uomo libero che prende posizione quando gli va e quando ritiene opportuno, ma anche la parola letteraria. E quel libro ancora oggi, pur avendo in alcuni passaggi, potendo essere datato in alcuni passaggi, è ancora molto molto interessante da leggere. E Paolo non ha smesso questa abitudine e attitudine alla parola. Quindi proprio per...
però si poteva partire da questa cosa qui, cioè quanto è, non è una domanda questa, è un'affermazione, quanto è difficile per chi fa un lavoro pubblico, forse molto di più, gli avanzi sicuramente per un calciatore, viversi questo in maniera molto normale. Io lo butto là, poi vediamo che succede. Per me questa già, forse è una domanda, già sto male per fare la domanda. Quindi se qualcuno vuole rispondere anche di uno tu, anche uno del pubblico, così. Allora, intanto credo che sia necessario distinguere i tempi. Cioè oggi probabilmente quello che dici tu è ancora più difficile. Ai tempi in cui ho cominciato a fare il calciatore io era più facile proprio perché era un'altra epoca. Mi spiego subito. Sul mio libro c'è scritto calciatore per caso. La realtà è che a quei tempi più o meno tutti diventavano calciatori per caso. Cioè, oggi c'è un po' la tendenza, soprattutto dei genitori nei confronti dei ragazzi, quasi a programmare già le carriere. E questo toglie molto al fatto che i ragazzi si possano divertire e attraverso il divertimento acquisire tutte le capacità e le potenzialità che poi ne possono fare un calciatore. A quei tempi il gioco del calcio per noi, per me, per i miei amici, era il primo divertimento della giornata e frequentando, divertendoci, passando giornate indescrivibili e poco tollerate dai genitori, nel senso che si faceva qualsiasi cosa, poi a qualcuno è successo di diventare un calciatore. Io mi sono trovato nella situazione di affrontare questa carriera con la pretesa e l'ambizione di riuscire a farlo dividendo le esperienze, gli entusiasmi, la voglia di fare che ha un ragazzo giovane, come avevano i miei compagni di gioco. Questo portato nel mondo del calcio è stato divertente perché ha creato un contatto. Non sarei diventato nemmeno di caratteristiche che si sa che erano stato nel buio. E però questo fatto di cercare di portare l'attività politica, la vita di tutti i giorni che facevo prima di diventare un po' conosciuto nel mondo del calcio, questo è diventato quasi una parete difficile da scalare. Questo mi ha tolto molta, questo lo confesso dopo molti anni, mi ha tolto molta naturalità e mi ha tolto il piacere di vivermi in pieno l'unico anno che ho fatto in Serie A, perché io quell'anno lo vissi proprio con molta tensione, proprio perché ero continuamente sotto nell'attenzione di tutti, e questo mi toglieva il piacere di godermi il fatto di stare vivendo un'avventura molto, molto molto bella. E quindi il discorso della naturalezza è difficile da portare, soprattutto oggi, perché oggi credo che un percorso come il mio sia improbabile, cioè, che non possa più succedere. Perché con l'attenzione dei media che hanno, magari ne parliamo, che hanno cambiato totalmente il modo di fruire, anche di sentire il calcio, di partecipare, oggi credo che non sarebbe possibile. Uno che facesse oggi la mia esperienza avrebbe tutti i giorni le telecamere e i cronisti addosso, probabilmente la sua pazienza, credo. La butto nelle panze, la butto io, faccio di cose. Sì, forse questo è. E infatti si impazzisce come. E parlando anche della. Cioè, pensando ai temi che si vorrebbero affrontare in questa situazione, anche pensavo anche da un punto di vista, parlando di identità, di aggregazione, di movimento, oggi è molto più difficile soccombere a delle sconfitte di una squadra, a dei periodi, cioè oggi il tifoso è quasi diventato un mestiere, per molti è un mestiere, no? E per me invece è proprio quello sociale, nel senso si intendono di economia, non si parla più di pallone come se ne parlava una volta e non se ne parla più in maniera goliardica. Quando a un gruppo di persone neghi la possibilità di aggregarsi, identificarsi con l'aggregazione stessa e vivere la domenica indipendentemente
anche dalla partita, dal risultato, no? Dalla partita, eccetera. Tutta questa frustrazione rispetto a la dico in maniera molto personale, sto parlando della mia personale esperienza, quindi pensate anche alla squadra del cui tifo e al momento che stiamo attraversando. E se a noi non avessero impedito di andare allo stadio come 10 anni fa, no? Quindi seguire la squadra, probabilmente questo momento sarebbe vissuto in maniera molto meno drammatica, perché l'amore per il calcio, diciamo amore, anche se poi a quelle derive, l'amore per il calcio ti porta a quello vero, ti porta anche a fregartene, no? di come vanno le cose. Nel momento in cui tu mi leghi il contesto in cui posso esercitare questo amore, parlo di goliardia, di trasferte, di cose eccetera, la mia attenzione implode, no? E va verso il risultato, verso Dio che sta succede, ma i soldi ci stanno, la borsa, le cose, ed è uno snaturamento veramente pericoloso, anche a livello sociale. Io penso che le curve hanno, e spero che si riprenderanno lo spazio sociale che avevano da sole cercato e trovato, perché quello fa molto bene anche all'approccio che si ha nei confronti del calcio, no? La colonna destra di vari giornali online, quello dove si scrivono le cazzate di quello, aspetta un figo, l'altro c'è la gallina, non fate quello, aspetta i calciatori, no, scusate, deve sparire. Cioè, comunque io il calciatore non ce lo vorrei mai più vedere, non vorrei essere interessato a quella roba lì, ma ad altro. E quando c'era la possibilità di seguire la tua squadra in una certa maniera, tutto questo, molti che seguivano quella squadra in una certa maniera, non andavano a vedere le cose. Oggi ci vanno, perché sono costretti a casa, no? Da una serie di cose assurde. Quindi come cambia il calciatore, cambia il fruitore e cambia la tensione, no? E cambia anche il ruolo sociale, che ha un mondo che è sicuramente lo specchio, diciamo, sta cazzata che si dice che è lo specchio della nostra società, tutto a posto. Però mi sembra che i cambiamenti siano, cioè le cause del cambiamento siano evidenti da tutti e due i punti di vista. Sì, questo è un tema molto vasto, perché bisogna indagare un po' tutto l'aspetto del tifo, delle curve, no, e dei provvedimenti che sono stati presi. Sì, sì, cioè, non so se qui si può dire, ma credo sì, sì, sì. La testa del tifo è una grande cagata. Cioè, è l'esempio di come l'approccio rispetto al tifo e ai problemi che pone, cioè una curva violenta è sempre stata un problema da risolvere, però c'è modo e modo di affrontarlo. Io l'ultima volta che sono andato a vedere una partita ho dovuto passare 2 o 3 tornelli e subire 3 perquisizioni. Allora ho detto, io non vado più a vedere la partita. Cioè, non ha senso questa cosa. La militarizzazione degli stadi è veramente una cosa inaccettabile. Per arrivare a risolvere il problema del tifo bisogna fare un'altra strada, che è più lunga, che è più difficile, che è quella della responsabilizzazione dei gruppi di tifosi. A un certo punto questa strada era stata più o meno intrapresa, ci sono esempi fortissimi ancora in atto di impegno sociale di questi gruppi di tifosi. So che, ad esempio, vi faccio l'esempio di Perugia, che conosco bene. Perugia, in un quartiere è stata fatta una palestra che è diventata un centro di aggregazione ed è fatta dai tifosi della curva del Perugia. Hanno preso un'iniziativa sociale mettendoci la loro esperienza, il loro sacrificio, la loro voglia di partecipare, e lo facevano da tifosi del Venezia. Allora, bisogna cercare